Emozionate, ma insomma noi le aiuteremo a percorrere tutta la passerella avanti e indietro. Allora adesso pensiamo ai più piccini e chiamiamo il mago Gregory. Un bel applauso. Che si sono improvvisati, ancora un applauso un po' più forte perché l'emozione c'era. Beh, mi c'è voluta tutta per farli salire qua. Bene, adesso è arrivato il momento, il primo momento importantissimo di questa serata, visto che si parla di Miss. Le vedremo per la prima volta, le conosceremo tutte e 12. Allora, se i nostri tecnici audio sono pronti, io inizierei ad avvertire le ragazze che mi risponderanno in coro. Ragazze, ci siete? Ragazze, ci siete? Che sono state sfornate dal parrucchiere, già tutte belle sistemate, l'emozione è tranquilla. Cominciamo in modo canonico. Il nome? Elisa. Anni? 14. 14? Ce l'hai il motorino? No. No, 14 anni senza motorino, va bene, quindi per ora ti allenerai in passerella senza sgommare. Eh? Sei di qua? Di dove sei? Camigliano. Camigliano. Scuola? Primo concorso? No. Questa è la Miss famosa che hai già fatto l'anno scorso qui. No. No. Cosa hai fatto? No. Ho fatto concorsi, ma ho cominciato con sfilate di moda. Sfilate di moda. Così. E anche te vai a scuola? Mettiamo una musica, qualcosa, cioè lei è la ragazza che vedi? Cioè una canzoncina a caso, You Can Leave Your Head On, da 9 settimane e mezzo, non si sa, vabbè. Allora iniziamo dall'ABC, dalla presentazione. Allora, di qua abbiamo la nostra Sara. E di qua abbiamo la nostra Massa Carrara, qui per rubare il titolo di Miss La Corte. Certo. Perfetto. Mentre te da dove arrivi? Da Massa anch'io, da Massa Carrara anch'io. Sentite l'accento di Belluno proprio? Proprio di Belluno e vengo qui, cerco di prendere il titolo di Miss Italia, dai, qualcosa. Vabbè, qualcosa si potrebbe fare.
Grazia, che ancora si deve andare a preparare, è appena tornata dal parrucchiere qua per Miss La Corte, ormai è una Miss professionista, perché quanti concorsi hai fatto? Guarda, sinceramente non ne ho idea, sono tantissimi. Quindi dovrai, magari insegnerai, magari ho visto ci sono tante ragazze molto giovani, spiegherai, darai anche qualche dritta a queste che iniziano. Certo, ora. Sì sì, perché no? Perché non sembra, però vincere l'emozione sulla passerella non è semplice. Poi stasera c'è una passerella molto impegnativa. Con il palco di Miss La Corte, ne abbiamo rubato altre tre ragazze ai preparativi. Abbiamo qua Lisa. E qua Alessandra. E qua Felici Lidua. Sei precisa, hai anche il cognome. Io studio moda a Pontedera e ho 16 anni. Io sono pontederese. Sì. Sì. Oh. E niente, abito al Topascio, vicino al Topascio. E qui stasera non avevo niente da fare, sono venuto a fare. Sì, anche l'anno scorso ho fatto. Anche l'anno scorso. Sì. Anni? 16. 16, 16. Mentre di qua abbiamo Alessandra Angeli. Alessandra, si chiama come me, io Alessandro, però non sono un angelo, ma comunque vabbè. Con questi occhioni, cosa fai nella vita? Ho quasi finito di studiare, tra poco mi laureo. I get off, baby. Lidua. Lidua. Sì. Lidua, diciamolo bene, Lidua. Lidua. Ecco, te sei, di dove sei? Sono nata in Italia, la mia mamma è delle isole Calabria. E adesso vorrei chiamare qua un ospite importante.